ovviamente, riguardo ragazzi alla batteria del vostro smartphone. Il titolo di questo video infatti è: caricare il vostro telefono al 100% fa male alla batteria. Questo è un consiglio di Dragon Street. Ragazzi, diciamo che questo è ascoltatelo. Reazione. Guarderemo questo video in inglese per capire, ragazzi, se stiamo uccidendo il nostro smartphone caricando la sua batteria oppure no. Quindi, ragazzi, cuffiette qua e andiamo subito, direi, a guardarci questo videozzo. Caricare eccessivamente la batteria del vostro telefono fa male oppure no? Direi di iniziare con il video, quindi schiacciamo subito play e guardiamo che cosa ci dice. Questa è la schermata quindi iniziale. Eccola qui, ragazzi, la tizia che parla di questa roba qui. Allora, avrete sicuramente sentito persone dire che non dovreste lasciare il video non è mio in carica, ragazzi, durante la notte. Andiamo avanti. Consiglio. Doing so depreciates your battery life and makes it age faster. Facendo in questo modo, quindi lasciare il telefono in carica durante la notte, ragazzi, in qualche modo rovina la batteria del nostro telefono e lo fa durare di meno, quindi meno vita per la nostra batteria del telefono. Ragazzi, vi porto anche questo video perché effettivamente io ho cambiato due volte la batteria del mio telefono. Io ho un Samsung S5 e non vi dico, ragazzi, quanti casini ho avuto con la batteria. Andiamo avanti, vediamo cosa ci dice il video. You're killing your battery. Stiamo uccidendo la nostra batteria. Va bene, stai calmo, stai calmo. Andiamo avanti. I always charge my phone overnight. Io carico sempre il mio telefono durante la notte. Qui c'è pure l'animazione. E lascio sempre che arrivi al 100%. Cosa che in realtà forse anche voi state facendo. Correggetemi se mi sbaglio qua sotto nei commenti. Andiamo avanti. Sto davvero uccidendo la mia batteria? Sono un assassino? Non posso vivere con questa colpa. Effettivamente, ragazzi, un po' la faccia da assassina ce l'ha, devo dirlo, ce la faccia un po' cupa. Andiamo avanti, va? Dunque, ho chiamato un degli esperti di batterie per capire la verità, per cercare la verità. Daniel Steingard, un professore associato dell'università di Princeton, e mi ha detto ciò. La cosa più facile da fare è quello di lasciare il telefono in carica tutto il tempo. Attenzione, andiamo avanti. Or as much as you can, oppure quanto puoi, il più che puoi. L'avete sentito? Dice l'assassina. Lo dico di nuovo. As much as you can, il più che potete, ragazzi. Andiamo avanti. Much as you can. The way he sees it is that we all need our phones ready and charged, so you might as well keep them fully charged forever. Quindi lei dice che lui dice che noi dovremmo lasciare il telefono in carica anche dopo il 100% perché siamo persone normali e vogliamo sempre avere il telefono pronto e in carica al massimo, ok? Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Il tuo telefono in realtà è intelligente, è abbastanza intelligente, dice l'assassina, e il suo software riconosce automaticamente quando arriva al massimo della batteria e quindi non potremmo tecnicamente eccedere nel caricamento della batteria. Ok? Problem solved. Problema risolto. But not really. Ma in realtà no. Ho chiamato anche Venkat Srivan Srinivasan, ok? Il direttore del centro collaborativo Argon dell'Energy Storage Science, e mi ha detto, vediamo, cosa dice il direttore? Non caricate la batteria del telefono. Andate a seguire Dragon Street TV. Colpo di scena. Fatelo arrivare al 90% e poi fermatevi. O meglio, non caricatelo di più. He never lets his phone reach a full charge. Non lascia mai che quindi la sua batteria arrivi al massimo della ricarica. Ok? What? He says we should keep our phones between 30 and 80% charged. Dice che dovremmo lasciare, ragazzi, la batteria dal 30 all'80% di ricarica massimo, ok? Perché una volta che raggiungi il 100%, okay, succedono alcune reazioni che vanno, ragazzi, a degradare gli elettroliti e vanno a rovinare quindi la nostra batteria.
batteria, quindi in qualche modo va ad abbassare la vita della nostra batteria. Attenzione regas, attenzione, andiamo avanti. Dunque da qui forse che arriva il mito della ricarica eccessiva della batteria. Ok, è ritornata quindi da Dan, ok? Quello di prima. E gli ho chiesto di chiarire dunque perché Venkat dice che ti sbagli. Ok, vediamo se si prendono a cazzotti, no, anche se non credo. E Don le ha detto che entrambi in realtà hanno ragione. Ok. Bene, fantastico. Attenzione, dunque, sì, recchiamo danno, ragazzi, alla nostra batteria quando lo carichiamo fino al 100%. E quando, ragazzi, lo lasciamo al 100%, quando dunque ha raggiunto il 100%, lasciandolo lì, in realtà non va a fare male. Sostanzialmente, ragazzi, se siamo persone normali che hanno bisogno del proprio telefono tutto il tempo, possiamo sentirci liberi di lasciarlo fino al 100% e poi lasciarlo in carica per sempre. Ma se siamo, ragazzi, persone per cui ci prendiamo cura della batteria del nostro telefono, ma tipo tanto, oppure non lo utilizziamo abbastanza, allora facciamo come dice Venkat e proviamo a mantenere la carica della batteria, quindi dal 30 ad un massimo di 80%, e poi togliere la spina. Ammiro quindi la tua disciplina e forse aumenterai, estenderai la vita della tua batteria. Sostanzialmente però le batterie sono fatte per essere utilizzate, così come anche il telefono. Dunque non recchiamo nessun danno lasciando il telefono al 100%. Probabilmente cambierete il vostro telefono prima di poter cambiare quindi la vostra batteria, prima che possa totalmente morire. O nel peggior dei casi cambierete la batteria. Non è poi così male. Ok, sono felice di aver quindi sistemato questa cosa. Vai a vivere la tua verità, lasciatelo al 100. Bye. Grazie Ashley. Dunque ragazzi, cosa ci dice Ashley tramite quindi l'espressione anche di questo direttore e di quell'altro? Ragazzi, se siete persone normali che utilizzano tantissimo il telefono, potete lasciarlo in carica fino anche oltre il 100%, senza alcun problema. Se invece lo utilizzate poco, il vostro telefono, ragazzi, anche se non ci scommetto, visto che giocate a Clash Royale, fermatevi all'80-90% massimo, poi toglietelo. Dovrebbe sicuramente far durare di più la vostra batteria nel corso della vita. Dunque ragazzi, la sapevate sta cosa? Ripeto, questo video l'ho fatto perché io in realtà ho avuto diversi problemi con la mia batteria del Samsung S5. Dunque ragazzi, siccome l'ho cambiato tipo 2-3 volte, perché a volte si surriscaldava eccetera eccetera, e pensare che io in realtà il telefono lo lasciavo al 100% e poi lo toglievo subito, forse questa cosa potrebbe essere vera, ragazzi. Che cosa ne pensate? Qua sotto con un bel commentino e mi raccomando, seguite i loro consigli. Mi raccomando, un pollicione su se volete che faccia altri video di questo tipo, mi farebbe molto piacere. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, seguite tutti i social che vi lascio sotto in descrizione. Se il video vi è piaciuto di Dragon Street, iscrivetevi al suo canale, sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella a tutti, ragazzi, grazie.